Marco Lo Russo, protagonista di questa puntata, e ci fa piacere, perché ho detto le eccellenze italiane che ovviamente si fanno strada all'estero, perché purtroppo sembra un filo conduttore che ci accompagna da tempo, perché quando si va all'estero, grande successo, poi si torna con i successi all'estero per avere successo in Italia, perché è così, l'ho detto prima, ho citato per esempio Il Giovane Studente, ho citato altri esempi nel corso della settimana. Marco Lo Russo, la sua fisarmonica, è un musicista, è un compositore, reduce da esperienze all'estero di grande successo, poi ce le racconterà. Perché questa sera abbiamo deciso di ospitarlo? Per due motivi, il primo perché è bravo, e la seconda cosa è perché era giusto farlo conoscere meglio, se volete anche un po' in modo intimo, al nostro pubblico. Poi lui è nato in uno dei borghi più belli d'Italia, che è ovviamente la città di Sermoneta, quindi tra l'altro porta anche nel mondo il nome pontino di questo bellissimo borgo medievale. Allora io però parto subito con una domanda: perché musicista, appassionato di musica, molti pensano alla chitarra, alla batteria, al basso, al pianoforte, perché Marco la fisarmonica? No, perché io me lo sono chiesto. Perché questa grande passione della fisarmonica? La mia risposta è molto semplice, perché piaceva a mia nonna. Io ero molto legato alla mia nonna materna e dalla città, cioè dalla città di Latina, ci siamo spostati poi appunto a Sermoneta e passavo dei pomeriggi così a giocare come tutti i ragazzi, tutti i bambini. E un maestro delle scuole elementari ha detto: perché non suoni uno strumento? Dai, così passi anche il tempo, ti appassioni a qualcosa. I miei genitori, che sono persone molto umili, molto semplici, che hanno sempre lavorato qua in zona, però non avevano nessuna velleità, insomma, artistica, ma dai, vuoi suonare uno strumento? Che strumento vuoi suonare? Ma sì, suoniamo la fisarmonica, piace tanto a nonna. E quindi è stata compagna di tanti pomeriggi con cui io, dopo aver fatto i compiti, guardavo la TV e mi veniva molto spontaneo rifare le melodie che ascoltavo. Quindi è iniziato prestissimo, no? Sì, avevo 10-11 anni circa. 10-11 anni, sì, non è proprio prestissimo. Sì, non è proprio prestissimo per l'educazione, però comunque presto, sì, perché poi soprattutto diciamo che presto ho deciso di diventare un professionista. Ecco, quando hai capito che questo poteva essere il tuo lavoro? Cioè, questa passione poteva. Quando ho visto che anche con la fisarmonica conquistavo le ragazze. I calciatori fanno i gol e te suonavi la fisarmonica. No, a parte gli scherzi, perché comunque la fisarmonica mi ha permesso innanzitutto di uscire non semplicemente dalla provincia, ma dall'Italia, fin da subito. Calcolo, la prima tournée io l'ho fatta nel 1997 e questa cosa mi ha dato comunque una grande motivazione, che oggi quello che è secondo me molto importante è trovare una motivazione. Poi ovviamente ha il grande amore che ho non solo per la fisarmonica ma per la musica, perché fin da subito poi, non vi era un conservatorio in Italia dove vi era un corso di fisarmonica. Il primo era quello di Pesaro, che nel 1984 istituì la prima cattedra, e io sono stato tra i primi diplomati d'Italia, quindi fatte le scuole superiori qui a Latina mi sono trasferito nelle Marche, dove ho iniziato un percorso accademico. Perché oltre ad essere musicista, lo ricordo, oltre a suonare e avere grande successo, è anche un insegnante, perché insegna, lo vogliamo ricordare, sì, no? Sì, che sì. È importante. Da pochissimi giorni sono diventato docente al Conservatorio Cimarosa di Avellino, dove ho la cattedra di orchestrazione e concertazione jazz, e quindi insomma ho unito un po' l'utile al dilettevole, nel senso che a me piace molto esibirmi, ma anche arrangiare, produrre e poi avere degli scambi con gli studenti, che comunque sono lauree di primo e secondo livello, come avete ascoltato poi Caruso, è una produzione che abbiamo realizzato noi. E quindi partendo proprio da Caruso, che canzone bellissima, però è legato a qualcosa di particolare a questo pezzo? Beh, no? Che insomma, Made in Italy è un progetto che aveva bisogno di una colonna sonora. E quindi questo brano, che tra l'altro è uscito proprio questi giorni online, disponibile su tutti gli store, è stato, oltre che la versione strumentale che avete ascoltato, è cantato anche in spagnolo da una cantante che vive appunto in Messico, che è Silvia Basurto Castellanos, che saluto perché tra l'altro ci stanno seguendo dal Messico. Ci stanno seguendo dal Messico stasera via Facebook.
coprodotto con un altro ragazzo, ingegnere del suono qua di Latina, che è Nicola Valente. Quindi una produzione che ha avuto, insomma, la sua forte motivazione proprio nella progettualità Made in Italy. Made in Italy è un contenitore artistico, ma anche un contenitore sociale, perché ci ha permesso, proprio una delle ultime raccolte è stata fatta proprio per il Messico, perché vuole promuovere l'italianità, ma nello stesso tempo portare un messaggio di beneficenza e quindi raccogliere anche fondi a favore delle realtà più disagiate. In Messico abbiamo conosciuto, grazie a questi ragazzi, diverse scuole e enti che offrono sia un'istruzione ma anche un tetto da mangiare alle persone. E quindi abbiamo detto: ragazzi, perché non facciamo in maniera tale che questo progetto possa fare anche qualcosa di più, soltanto che portare l'italianità all'estero, ma qualcosa anche di benefico. Io non sono stato mai molto da mettere lo standard per la beneficenza, perché comunque se uno fa una cosa la fa e basta. Però poi nel tempo mi sono anche reso conto che l'unione fa la forza, per quanto io possa avere visibilità, che le persone mi conoscono, però poi sai, è bello condividere con gli altri sanno dove vanno certi proventi e appunto nei video che vedete in sovraimpressione sono appunto delle scene vere. Queste sono state girate proprio lo scorso gennaio in Messico, che durante il tour siamo stati in questo centro particolare, Los Fridos, dove ci sono addirittura dei bambini senza genitori, voglio dire. Ecco. E quindi Caruso è la colonna sonora di questo progetto che Made in Italy, esatto. Che è bellissimo. E beh, è uno scopo nobilissimo, insomma, quello di aiutare con la musica. La musica fa bene e fa può bene, far del bene. Fa bene, fa benissimo, di questo ne siamo convinti. Tra l'altro, hai parlato dei bambini, il tuo rapporto quotidiano anche con gli studenti, visto che insegni al conservatorio, com'è passare dall'altra parte, Marco? Ma io in realtà non ci sono mai passato, perché sono più discolo di loro. Mi diverto moltissimo con i miei studenti, perché poi dico sempre, per me mettere un voto è qualcosa di estremamente fastidioso. Cioè giudicare, il mio non è un giudizio, è un parere. Sicuramente una cosa che non si impara sui libri è l'esperienza sul campo. Il palcoscenico, la televisione, come in questo momento dove io sono qua con te che posso parlare o suonare, è un qualcosa di indescrivibile per i ragazzi. Quindi stando dall'altra parte più che altro cerco di trasmettergli passione. Poi tutti gli studenti che ho avuto la fortuna di incontrare anche precedentemente nel conservatorio Scontrino di Trapani, dove ero prima in servizio, questo ho cercato di fare. Cioè ragazzi, anche se domani avete fatto un percorso con me solo per apprezzare la musica e non diventare musicisti, l'importante è che vi rimanga il germe della passione, che è la cosa che muove tutto. Altrimenti senza passione non si riescono a fare sacrifici, non si riesce a spiegare il perché uno sta fino alle 5 di mattina sveglio, perché devo trovare il suono che deve andare in quel determinato brano o quella cosa. È qualcosa di molto impalpabile, se vuoi, no? Non riesci a toccarla questa cosa con mano, ma la passione muove tutto. Quindi ai miei ragazzi auguro di essere felici trovando una passione, che poi se attraverso la musica sono ancora più felice. Grazie. Hai girato tanto, hai portato il marchio italiano, la fisarmonica italiana. Non sono tanti coloro che suonano la fisarmonica e a livello internazionale, bisogna dirlo, insomma. Non sono tanti, sono pochissimi. Sei riuscito in questa impresa, che non è facile, di esportare il suono della fisarmonica italiana in tanti paesi del mondo. Io non so se li vuoi ricordare, insomma, abbiamo detto il Messico, Cuba, però sei stato in mezzo mondo. Sì, questo lo possiamo dire, no? Sì, qual sì. È stato il rapporto con la gente, ma soprattutto il rapporto con il pubblico, che poi è il tuo, tra virgolette, datore di lavoro, no? Sì, esatto. Guarda, allora, a prescindere dai tantissimi posti, vabbè, recentemente sono tornato da Seul, dalla Corea del Sud, in cui c'è una venerazione per l'arte in genere, una estrema curiosità. Quindi è un concerto per fisarmonica, viene dal pittore all'appassionato di heavy metal al DJ. Quindi questo già ti pone, se vuoi, in un atteggiamento quasi rinascimentale, no? Cioè l'approccio verso l'arte e lo scambio che ci può essere fra artisti o comunque addetti ai lavori o comunque chi apprezza la cultura.
Quello che poi ho cercato di capire è che un po' tutti siamo esterofili, cioè noi lo siamo qui in Italia come loro lo sono di là. Quindi io forse se fossi coreano avrei la stessa percezione che ho in Italia. Di conseguenza, quando qualcuno viene dall'estero è sicuramente genera tanta curiosità. Poi il fatto di farlo con una fisarmonica, che è uno strumento che anche all'estero viene legato alla musica popolare, alla tradizione, anche se nasce come strumento colto, crea un grandissimo interesse, una grandissima curiosità. Però poi, come tutte le cose, non per denigrare la mia amata fisarmonica, è uno strumento. E come tale, se non hai un valore, non valore inteso come autocelebrazione, ma qualcosa dentro di te che ti fa muovere per comunicare, per raccontare una storia, è uno strumento. Quindi quello che ho cercato di fare è essere semplicemente me stesso, utilizzando uno strumento nomade, quella fisarmonica, e cercare di attraversare questa vita. Però il fatto che tu sia apprezzato tantissimo all'estero, perché prima ci raccontavi, hai tante richieste dall'estero, fai concerti, credo che insomma gli stessi italiani, no, dovrebbero ringraziarti perché esporti, no, il nome dell'Italia, dell'arte italiana, della musica italiana all'estero. Hai suonato anche in Vaticano, questa cosa mi interessa. Sì, ho suonato diciamo per due papi. Questo è importante perché poi voglio sapere il tuo rapporto con la fede. Guarda, allora, la prima volta è stata molto particolare perché suonai in realtà non presso la Santa Sede, ma al porto di Ancona per la giornata mondiale con le famiglie. C'era Papa Ratzinger. E ovviamente sono eventi in mondovisione dove non c'è la percezione di quanta gente hai davanti, perché sono milioni di persone, non solo quelle che ti guardano dal televisore, ma quelle che proprio vedi. E ci sono state tantissime altre occasioni, appunto la Sacra Sindone dal Duomo di Torino, anche se lì l'ambiente era più raccolto perché comunque ci trovavamo all'interno di un Duomo. E, guarda, ti devo dire, sono state esperienze molto toccanti, anche per chi non crede, comunque ti porta in un momento di raccoglimento particolare e ti poni delle domande. Te li poni delle domande sulla, cioè trovarsi come da me a te davanti a un velo, la Sacra Sindone, e hai il privilegio di poterlo vedere da così vicino, quantomeno stai zitto, ti poni là davanti in silenzio e rimani senza parole, rimani così, perché il creato, la fede, quello che poi può essere diciamo profuso con la propria fede, cioè il credere, è come l'amore, o c'è o non c'è. È vero, certo. E trovarsi in questi ambienti in cui devi comunque interrogarti con te, perché stai da solo, e la cosa più difficile oggi è stare da soli, con se stessi, e porsi delle domande, e lì sei costretto a farlo, è qualcosa che mi ha molto, molto aiutato anche a crescere come persona. Senti, hai fatto collaborazioni e hai lavorato con grandi, con i grandi della musica italiana, no? Ne vogliamo ricordare qualcuno? Beh sì, sicuramente la collaborazione più lunga è stata con Nicola Piovani. Con lui, insomma, lavorare al fianco di un Oscar come lui è stata una cosa molto importante. Poi ho avuto la fortuna prestissimo di collaborare anche con cantanti della musica leggera, da Daniele Silvestri, Chiara Civello, per diversi festival di Sanremo. Sono esperienze che sicuramente, come mi metto nota a piedi pagina, come dicevo prima, per gli studenti, cioè che ti fanno veramente crescere. Poi Nicola in particolare è una persona estremamente semplice, e capisci che i grandi poi sono semplici. È vero, questa è una cosa che dicono in pochi, e hai ragione. Sì. Perché il vero talento, il vero fuoriclasse, succede in diversi settori, possono essere quello della musica, come può essere, non so, faccio l'esempio dell'economia o di altri. Quello che dice Marco è vero, perché i grandissimi talenti, i numeri uno, eccetera, come dici te? Ma guarda, sono così, è vero, sono così. Guarda, cioè, vedendo comunque lo stesso Leo Brauer, insomma, un premio Oscar, voglio dire, esistono due vie per andare avanti, secondo me. Una è punto A, punto B e andare. Poi l'altra è cercare di sgomitare, ma già hai perso energia.
Perché nel momento in cui tu sgomiti per dire no, quello no, ma vai avanti per la tua strada, tanto nel momento in cui fai sei sempre criticato, nel bene e nel male. Se dove piace a tutti nasceva Nutella. Adesso però parliamo di te e sentiamo una cosa tua. Va bene, con molto piacere. Una cosa tua perché insomma, oltre la musica dei film, i grandi personaggi, quello che tu scrivi, core, certo. I tuoi inediti, eccetera. Certo. Cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare un brano dal titolo Tarabuk, che è un gioco di parole con la darabuka, che è una percussione, è utilizzata dalle popolazioni pre-islamiche, però veniva utilizzata per stare tutti intorno insieme al fuoco e raccontarsi una storia. E quindi questa racconta un po' della mia storia. E si chiama Tarabuk. 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 Complimenti, grazie. Devo dire anche ritmato, ti viene la voglia di ballare, perché viene la voglia, io dietro le quinte c'era Silvia Vecchi che mi faceva le foto, perché io dietro le quinte ballavo. Perché è bravissimo. Allora, grazie innanzitutto per essere stato con noi. Grazie a voi. Per averci fatto ascoltare la tua musica, perché sei una persona di grande talento ma anche umile allo stesso tempo. Parliamo dei programmi futuri, perché adesso ci hai raccontato di quest'anno, che sarà il 2019. Guarda, per te proveremo di nuovo con un Eurovision, come insomma l'anno scorso siamo arrivati al quarto posto come etichetta discografica in Lituania, quindi sono in lavorazione diversi progetti discografici per l'Eurovisione. Esatto, per l'Eurovision Song Contest. Poi ci saranno dei tour, Brasile, di nuovo la Corea e poi l'insegnamento al conservatorio. Beh, insomma, hai detto poco, insomma, cioè, tutto l'anno impegnato. Allora, l'omaggio a Nicola Piovani, l'omaggio a Benigni, alla vita bella, l'anno prossimo saranno 10 anni, festeggerà 10 anni l'Oscar della vita è bella. Andiamo a rivedere cosa accadde 10 anni fa e poi Marco Lo Russo. And the Oscar goes to... Grazie a Marco, grazie a Marco, auguri, grazie a tutti voi, auguri, la vita è bella.